Buon sabato a voi tutti, ben ritrovati con la nuova edizione del TG Blu, l'ultima della settimana. In apertura, l'apertura è dedicata al piano di riordino ospedaliero. Ieri le enunciazioni da parte del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, assieme al capo dipartimento salute, Giovanni Gorgoni, della Regione Puglia. Ridimensionamento degli ospedali, ennesimo taglio degli ospedali. In tutta la Puglia si va da 40 a 31 presidi, la capitanata passerà da 5 a 4. Le uniche certezze che emergono dalla terza commissione a Bari, territori in provincia di Foggia. Il territorio in provincia di Foggia è già in rivolta. Le famigerate forbici alla fine sono arrivate. Ha dovuto spiegarle in commissione sanità ieri lo stesso presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha anche la delega alla sanità. Di politica c'è poco, esordisce il governatore quasi a difendersi dagli attacchi che inevitabilmente stanno giungendo dai territori. Le normative nazionali, aggiunge, sono stringenti e lasciano poco spazio alla nostra scelta. Parliamo di riordino ospedaliero, in riferimento al DM70 e alla legge di stabilità che puntano il dito contro gli ospedali in perdita, e in Puglia lo sarebbero quasi tutti, e fissano regole ferree per il personale, ancorandolo alla spesa del 2004. I consiglieri ascoltano, chiedono che il provvedimento arrivi in consiglio regionale prima dell'approvazione definitiva fissata in giunta il prossimo 29 febbraio, ma il massimo che Emiliano concede è un'interlocuzione coi territori 2 giorni prima, il 27 febbraio. 56 le slides con cui cerca di far comprendere la necessità di riordinare il sistema. Da 40 ospedali si passerà a 31 in Puglia, da 5 a 4 in provincia di Foggia. A farne le spese, la ASL ovviamente, Azienda Riuniti e Casa Sollievo restano intoccate, anzi Riuniti si preparerebbero a capitalizzare la promessa della cardiochirurgia. Emiliano e Gorgoni non avrebbero specificato quale presidio soccomberà in capitanata, chiedendo ai territori di apportare proposte che tengano però conto delle leggi. Il pensiero ad ogni modo non può che andare a Lucera, già pesantemente tagliata e portata sotto l'egida di San Severo, ospedale che assieme a Cerignola diverrà ospedale di base, perdendo ambedue i presidi, il primo livello, il che significa tutta una serie di servizi. E questo lo scippo contro il quale si mobilitano oggi due comuni. Domani, davanti al Tatarella, ci sarà un sit-in di mobilitazione dei cittadini cerignolani. Il sindaco Metta promette battaglia, critica anche la locale sezione del PD, che Emiliano chiede di ripensarci. A San Severo il sindaco Miglio si prende una doccia gelata. Tutolo, sindaco di Lucera, attende il religioso silenzio, vuol prima capire di cosa si sta parlando. Unica a ritenersi nella tempesta più o meno soddisfatta è Manfredonia, il San Camillo dell'Ellis di Basera e di Baseresta. I nostri ospedali costano più di quanto producono, si difende Emiliano, e la ratio della legge statale omogeneizzare costi, ricavi e produttività dei presidi. La mazzata si è cercata di indorarla qualche giorno prima con l'annuncio dei 400 milioni di fondi FESR che saranno destinati all'assistenza extraospedaliera e alla riqualificazione dei presidi di Lucera, Monte Sant'Angelo, alla nascita di centri polifunzionali. All'assistenza domiciliare sui Monti Dauni. È quella la nuova sanità, fa capire il presidente, atteso ad un serrato ed aspro confronto coi territori. Naturalmente le posizioni sono divise in consiglio regionale. Per la maggioranza la responsabilità è tutta del governo nazionale. Ospedali in Puglia da 40 a 31, in capitanata da 5 a 4. Per il consigliere regionale dei Popolari Napoleone Cera il tutto è stato imposto dal governo nazionale. Le norme nazionali ci impongono, oltre alla chiusura, ma un forte e drastico ridimensionamento della rete ospedaliera. Spero tuttavia che questo piano di riordino ospedaliero possa essere corretto, così come me lo auguro, insomma, che gli ospedali di Cerignola e di San Severo possano mantenere la struttura organizzativa quella attuale, rispetto ovviamente ad un ospedale di Lucera che purtroppo verrà chiuso, perché non ci sono purtroppo i requisiti per tenerlo aperto. Oggi un ospedale, per tenersi aperto, deve essere economicamente in grado di gestirsi, e ora oggi l'ospedale di Lucera purtroppo non è in grado di fare questo che ci impone la legge. Lei dice che Cerignola e San Severo conservano gli stessi servizi, ma com'è possibile se sono stati declassati ad ospedali di base? Io immagino che l'ospedale di San Severo, che non copre solo la città di San Severo, ma copre anche il Gargano e l'Alto Tavoliere, possa avere quei servizi che oggi ha, per consentire a quella popolazione che non è
fino, perché il piano, la legge ci dice che un ospedale di base ha un bacino da 80.000 a 120.000 persone. Oggi l'ospedale di San Severo copre un'ampia fetta di persone che superano gran parte i 120.000 abitanti. Il derby della cardiochirurgia lo vince Foggia su San Giovanni Rotondo, e anche questo lo si sapeva. Il derby della cardiochirurgia, io credo che sia stata fatta probabilmente la scelta migliore, in quanto sono sostanzialmente convinto che gli ospedali pubblici devono avere una carta in più rispetto a un ospedale privato. Così il consigliere Napoleone Cera, ma sentiamo anche l'opposizione con il componente della Commissione Sanità, Gian Nicola De Leonardis. Per quanto riguarda la Capitanata, non ci sono ancora delle certezze, possiamo dirlo questo, cioè tra le certezze c'è la riconversione di alcuni presidi da primo livello a di base, però chi soccomberà non è ancora chiaro? Sì, il presidente Emiliano si è in qualche maniera riservato di darci solo dei numeri, cioè che ci sarà sicuramente un ospedale in meno in provincia di Foggia, e inoltre gli ospedali attuali verranno ridotti molto dal punto di vista dei reparti, tranne quello naturalmente della città di Foggia. Quindi è una gravissima perdita per la provincia di Foggia. Lui dice, qua sono le leggi del governo, il ministro Lorenzin, come dire, ci ha messo questi limiti, tra l'altro credo che lo abbia detto anche a lei, che poi è esponente dello stesso partito del ministro. Mi sembra che lui debba prendersi le sue responsabilità. Qualche giorno fa in provincia un ex direttore dell'Ares pugliese, Morlacco, ci ha detto che si sarebbe potuto mantenere tutti i posti letto con un risparmio di spesa, quindi voglio dire, poche chiacchiere e più fatti. Il provvedimento non arriva in consiglio regionale? Diciamo, non arriverà niente, speriamo che quantomeno sia più chiaro successivamente il Presidente su quali saranno le strutture da aprire, da chiudere. Non si è parlato né di cardiochirurgia, non si è parlato di mobilità passiva, che non si capisce come si vuole ridurre in provincia di Foggia, dove noi spendiamo 65 milioni di euro. Non si è parlato della deroga che ci sarebbe dovuta essere per i territori disagiati come il subappennino con una mobilità difficile. Si è parlato solo in linea di massima di quello che bisogna tagliare. La sanità bisogna tagliare solo in sala operatoria, per il resto bisogna costruire. Intanto i sindaci si preparano ad incontrare il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Lunedì il sindaco di Lucera Antonio Tutolo sarà a Bari, fa sapere che chiederà un incontro anche il sindaco di San Severo Francesco Miglio, mentre da Cerignola si pensa ad andare direttamente a Roma. Loredana Lepore, capogruppo di maggioranza al comune di Cerignola. Cerignola in queste ore sta vivendo una situazione abbastanza drammatica, una sorta di doccia gelata. Il sindaco Franco Metta non ha perso tempo a denunciare il declassamento del presidio Tatarella, e per domani si prevede un sit-in di cittadini, almeno questo ci è stato comunicato. Sì, abbiamo appreso anche noi di questa organizzazione. Ovviamente credo che la notizia di un eventuale, anzi probabile, declassamento dell'ospedale di Cerignola e la mancanza di un ospedale di primo livello in tutta la provincia di Foggia sia un fatto molto grave, e ovviamente richiede a tutti i cittadini di qualsiasi partito, di qualsiasi lista civica, adesso di unire le forze e di far sentire la nostra voce a Roma, perché possa poi magari Roma fare una valutazione anche nel merito e rivedere appunto la situazione. Lei parla di Roma, non parla di Bari. Bari dice che è colpa di Roma per le norme del governo nazionale. Sì, è una responsabilità che poi attualmente ognuno cerca di rimpiazzare ad un altro appunto organo, un'altra autorità. Roma individua dei conti degli sprechi appunto da dover tagliare. Bari dice non è colpa nostra, ma è colpa appunto di Roma. La verità è che comunque negli ultimi 10 anni evidentemente la politica non ha funzionato. Pensate di poter avere udienza a Roma? Speriamo di sì. Noi, a chi la chiederete? Ovviamente il governo centrale, anche a livello regionale prima e a livello poi centrale dopo. Come amministrazione? Anche come amministrazione, noi dobbiamo far sentire la nostra voce. Che accadrà domani?
Domani noi prevediamo, almeno come gruppo del cambiamento, insieme a tutta la forza di maggioranza, quindi anche insieme a Capitanata Democratica, che poi ha anche indetto un consiglio comunale monotematico su questo tema qualche settimana fa, noi faremo tutto quanto è in nostro potere per agire con i cittadini, a fianco dei cittadini, per bloccare queste decisioni. Chiudiamo la pagina dedicata alla sanità, ci occupiamo di cronaca, grave incidente stradale ieri sulla Foggia Manfredonia, un morto e tre feriti, il bilancio, l'incidente causato da un cavallo che vagava sulla carreggiata. Un morto e tre feriti. È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri sera sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia, che ha coinvolto due automobili uscite fuori strada dopo aver investito un cavallo. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, le due automobili, una Lancia Libra e una Ford Fiesta, stavano procedendo verso Manfredonia quando, nei pressi della chiesa di San Leonardo, si sono trovate davanti il cavallo. La prima auto, la Ford, lo ha preso in pieno, anche la seconda non è riuscita ad evitare l'impatto con l'animale. Sul posto vigile il fuoco, carabinieri, unità del 118. La vittima, Nicola Minervini, 63 anni, di Manfredonia, era alla guida della Focus, mentre sul sedile accanto sedeva la moglie, che è stata ricoverata agli ospedali riuniti di Foggia. Ferite anche le altre due persone che viaggiavano a bordo della Lancia Libra. I carabinieri, che sull'accaduto hanno aperto un'inchiesta, stanno verificando se il cavallo che ha causato l'incidente avesse il microchip, grazie al quale è possibile risalire alla proprietà e dunque eventualmente capire le responsabilità del grave incidente stradale. Un incidente, quello di ieri sera, che ricorda quanto avvenuto nel luglio del 2004, quando proprio sulla stessa strada morì il giudice Alessandro Galli, coinvolto con la sua famiglia in un grave incidente stradale causato da una coppia di cavalli che invasero improvvisamente la carreggiata. Ci spostiamo a San Severo. Ieri si sono svolti i funerali di Antonio Caraffa, l'anziano ucciso a scopo di rapina nella sua abitazione. È una vicenda per la quale l'amministrazione Emilio ha dichiarato nella giornata di ieri lutto cittadino, monito del vescovo alla cittadinanza a non lasciare soli gli indifesi, mentre il sindaco, all'esito dell'ennesima rapina avvenuta proprio ieri nel giorno del lutto cittadino, ha fatto sapere che martedì tornerà a Roma dal viceministro Filippo Bubbico. Nuovo appello del sindaco di San Severo Francesco Miglio al viceministro all'interno Filippo Bubbico affinché il governo decida interventi urgenti per la città finalizzati a contrastare e reprimere la criminalità sul territorio. Nel giorno del lutto cittadino in occasione dei funerali di Antonio Caraffa, l'anziano ucciso a scopo di rapina nella sua abitazione a San Severo, il primo cittadino si è attivato per essere ricevuto a Roma al Ministero degli Interni per rappresentare i timori e le preoccupazioni dei cittadini in tema di sicurezza. Martedì il sindaco Miglio sarà infatti ricevuto da Bubbico, a cui chiederà, ha spiegato lo stesso sindaco, interventi urgenti e improcrastinabili per la città di San Severo, anche alla luce della conferenza regionale per la sicurezza in programma il prossimo 29 febbraio. E intanto un appello alla cittadinanza è stato lanciato anche dal vescovo Monsignor Lucio Renna proprio nel corso dell'omelia di funerali di Antonio Caraffa. Serve, ha detto il prelato, più impegno per gli indifesi. Non facciamoci rinchiudere l'indifferenza. Parliamoci, guardiamoci negli occhi e non permettiamo al male di distruggerci. E torniamo ad occuparci ora del destino della biblioteca e più in generale delle province, dei dipendenti delle province. Per ciò che concerne la Magna Capitana, buone notizie arriverebbero da Roma dal sottosegretario Scalfarotto, che esorta la Regione Puglia a continuare a percorrere la strada della statalizzazione. Sul destino della biblioteca provinciale non si spengono i riflettori del governo e la prospettiva di una statalizzazione. A tornare sulla questione il sottosegretario Ivan Scalfarotto, dopo l'iniziativa assunta dalla Regione che ha garantito circa il mantenimento in vita del presidio culturale, seppur tra i numerosi legacci imposti dai limiti economici, Scalfarotto esorta via Capruzzi a farsi parte attiva per definire al più presto un'intesa col MIBACT. Il ministro Franceschini e il sottosegretario Cesaro starebbero seguendo la vicenda da vicino e vi sarebbero buone speranze per una positiva risoluzione del percorso di statalizzazione. Secondo l'esponente del governo, il MIBACT, fa sapere Scalfarotto, si farà parte attiva con il Ministero degli Affari Regionali per la convocazione dei diversi tavoli di confronto. Per la Puglia questo discorso potrebbe riguardare le biblioteche di Lecce e Brindisi e soprattutto la Magna Capitana. Sul tema resta alta l'attenzione anche della provincia, con il presidente Francesco Miglio chiamato lunedì a un nuovo appuntamento con l'Assemblea dei Sindaci per definire la questione dei
dipendenti in esubero, gli stessi in agitazione da tempo e che denunciano una discriminazione rispetto ai lavoratori delle biblioteche destinatari a loro dire di maggiore attenzione, si sono rivolti al prefetto di Foggia, Maria Tironi, affinché obblighi la Regione Puglia a compiere tutti gli atti che per legge dovrebbe portare in campo. Con la legge Delrio siamo tutti a carico della Regione, denunciano, ricordando la legge 31 dell'ottobre 2015 che trasferisce funzioni e personale a Via Capruzzi. La coperta economica è corta, nel frattempo però si assumono unità di enti di area vasta che non sono assolutamente annoverati dalla nuova normativa, puntano il dito. La confusione regna sovrana sui destini di questi dipendenti e sul futuro stesso delle province, di fatto ancora lungi dall'essere definitivamente smantellate. Insomma, lo stato dell'arte della vita di questi enti di secondo livello e dei loro dipendenti in questo editoriale. Entra nel vivo la questione delle province, ormai diventati luoghi grigi e sbiaditi. Lunedì tornerà a riunirsi il Consiglio Provinciale di Foggia, unitamente all'Assemblea dei Sindaci dei 61 comuni della Capitanata. Probabilmente spetterà a loro sforzarsi, magari, di trovare la quadra per chiudere una polemica che centri due obiettivi. Mettere al sicuro intanto il posto di lavoro dei dipendenti dichiarati in esubero e riprendere l'attività su ciò che rimane da fare in questi enti che il legislatore nazionale ha inteso declassare. Intanto una novità viene da Roma, dove fanno sapere che i posti disponibili negli enti pronti ad accogliere i dipendenti delle province sono circa 2.500. A fronte di 1.800 esuberi, così come dichiarati dal portale della funzione pubblica. Dunque, il problema sarebbe già risolto, anzi, ci sarebbe, come si dice, da star larghi nei comuni che aprono le porte ai dipendenti delle province. Una via questa peraltro obbligata per i comuni i quali da diversi anni non possono più assumere per un preciso obbligo di legge, salvo, appunto, questa la novità, utilizzando le procedure di mobilità in entrata del personale rottamato, parola bruttissima che sta oggi ad indicare coloro i quali lavoravano in maniera onesta nelle province. Su tutto è opportuno probabilmente che le prefetture, ma anche l'ANCI, l'UPI, i sindacati aprano una finestra di trasparenza molto larga ed altrettanto luminosa, perché i furbetti, si sa, sono sempre al lavoro. Ma toccherà alla politica, questa sconosciuta, mettere la parola fine su una legge nata male e gestita peggio, sulla quale persino la Corte dei Conti, bisogna dirlo, ha bollato la classe politica di pressapochismo e incompetenza. Perché vedete, nessuna novità di fatto si registra se non il taglio dei servizi di cui le spese le pagherà il cittadino. Ora la parola passa al Consiglio e a quel Francesco Miglio che di gatte da pelare certo non ne aveva bisogno. Chiudiamo con lo sport, derby di Puglia. Lecce Foggia è un vero e proprio spareggio nella lotta al vertice, un derby molto sentito, è il big match della sesta di ritorno del girone C di Lega Pro, perché mette di fronte due delle squadre più forti ma anche le più blasonate con il Catania del girone. Lecce Foggia insomma è un partitone con un'altissima posta in palio che potrebbe pesare come nel percorso delle due squadre verso l'obiettivo B diretta. Il Lecce di Piero Braglia in casa non ne sbaglia una, il Foggia in trasferta va forte, le ultime quattro le ha vinte tutte. Il pronostico appare quanto mai incerto, al Foggia forse anche un pari non andrebbe
andrebbe male, ma conoscendo la filosofia di De Zerbi, di sicuro i rossoneri non ragioneranno in questo senso, ma per vincere, anche perché solo la vittoria darebbe la certezza di conservare il secondo posto e regalerebbe qualche chance di riprendersi il primato in classifica. Il Lecce non avrà il centrale Freddi squalificato, l'attaccante Dumbiano al meglio, il Foggia dichiara in castigo e Gerbo in fase di recupero. Al posto di dichiara con Agostinone out dovrebbe agire Bencivenga o chissà Gigliotti con Lanzaro al centro. Al centrocampo torna Agnelli, davanti chissà che De Zerbi non scelga lo stesso tridente di Piccolotti, Chirico, Sarno e Arcidiacono utilizzato a Melfi. Dirigerà il signor Barone di Firenze in un via del mare portato per l'occasione dalla commissione provinciale di vigilanza da 14.287 a 17.983 posti. Calcio d'inizio, ore 17.30. È tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon fine settimana. Arrivederci.